Ora vediamo come misurare l'intensità sonora invece che conoscendo la potenza emessa dalla sorgente, potenza che si distribuisce sull'intera superficie sferica, utilizzando invece un microfono di area data che chiameremo S', che è posto a una certa distanza R dalla sorgente. È chiaro che il microfono non potrà captare, cioè essere attraversato da tutti e 5 i joule al secondo emessi dalla sorgente, perché l'area del microfono è minore dell'area dell'intera sfera, della superficie totale della sfera. Quindi soltanto una frazione dei 5 joule che ogni secondo attraversano l'intera sfera verranno assorbiti dalla superficie ridotta S' del microfono. Dunque immaginiamo di mettere questo microfono, che può essere anche il timpano dell'orecchio, che è una membrana capace di vibrare quando viene investita dalle onde sonore, esattamente come un microfono. Poniamo questo microfono a distanza R dalla sorgente. Il microfono assorbe una certa quantità di energia che chiamiamo delta oppure D e primo, nel caso volessimo immaginare una quantità di energia infinitesima in un tempo infinitesimo dt. Cioè il microfono assorbe una certa potenza che chiamiamo P' per distinguerla dalla potenza emessa dalla sorgente. Perché, come abbiamo detto prima, una cosa sono i 5 joule al secondo emessi dalla sorgente, una cosa invece è una frazione più piccola di joule al secondo ricevuti da questa area di dimensioni ridotte rispetto all'area dell'intera sfera. E anzi, proprio il rapporto tra l'area del microfono e l'area dell'intera sfera ci dà il rapporto tra la potenza che il microfono assorbe rispetto a tutta la potenza emessa. Facendo un esempio concreto, se quest'area è ad esempio un centesimo dell'area dell'intera sfera, allora quest'area assorbirà un centesimo dei 5 joule emessi ogni secondo dalla sorgente. Quindi il rapporto tra la potenza assorbita, cioè i joule al secondo assorbiti da questo microfono, di quest'area, rispetto ai 5 watt generati dalla sfera, dalla sorgente e distribuiti sull'intera sfera, ecco, il rapporto fra P' e P è uguale al rapporto tra le aree, cioè tra S' e 4π Gregor alla seconda, come è indicato in questa formula. Invertendo questa formula si può ricavare il rapporto tra P' e S', che risulta l'intensità sonora definita prima. Quindi l'intensità sonora, oltre che come la potenza emessa dalla sorgente diviso l'area della superficie sferica, attraverso la quale questa energia emessa va propagandosi, cioè l'intensità sonora, oltre che essere definita attraverso la potenza emessa in questo modo, può essere definita anche attraverso la potenza assorbita da un microfono diviso l'area del microfono. Quindi si può definire, o meglio, calcolare l'intensità sonora in un punto dello spazio come potenza che incide su una superficie S' perpendicolare alla direzione di propagazione dell'onda sonora. Tornando all'esempio numerico, abbiamo detto che se S' è un centesimo di 4π Gregor alla seconda, allora assorbe una potenza non di 5 joule al secondo, ma di 5 centesimi di joule al secondo. Quindi l'intensità sonora, utilizzando il microfono, si calcola come questi 5 centesimi di joule al secondo diviso S', cioè l'area di questo microfono. 5 centesimi di joule al secondo, la potenza assorbita dal microfono, diviso l'area del microfono. Qui è riportato un altro esempio con una potenza sonora di 10 watt emessi dalla sorgente, che quindi emette 10 joule di energia al secondo. Poniamoci a 1 metro di distanza e utilizziamo la prima definizione di intensità sonora a quella distanza di 1 metro. Bisogna prendere questi 10 watt e dividerli per l'area di una sfera di raggio 1 metro, area che è di circa 12 metri quadrati e mezzo. Allora, dividendo i 10 watt di potenza emessa dalla sorgente per questi circa 12 metri quadrati e mezzo, risulta un'intensità sonora a 1 metro di distanza dalla sorgente di 0,80 watt al metro quadrato. Questa è la sorgente da 10 watt, questa è la sfera di raggio 1 metro e di superficie 12 metri quadrati e mezzo. 10 joule al secondo di energia attraversano questa sfera di raggio 1 metro. E l'intensità sonora in tutti questi punti della superficie sferica è di 0,80 watt al metro quadrato. Prendendo una superficie sferica più ampia, come per esempio questa, ogni secondo sempre 10 joule di energia
attraversano anche questa sfera più ampia, come attraversano sempre i 10 joule al secondo di energia tutte le superfici sferiche, ma con una minore concentrazione perché la superficie è più ampia, quindi con una minore intensità sonora sulla superficie ampia rispetto alle superfici strette. E fino a qui è il calcolo dell'intensità sonora con la definizione, che fa uso soltanto della sorgente e non del microfono. Adesso immaginiamo di porre un microfono di area 1 m². Più realisticamente dovremmo mettere 1 cm², ma lo vediamo meglio dopo. Per ora 1 m² S'. Ed utilizziamo quest'altra formula per calcolare l'intensità sonora. L'intensità sonora in tutti questi punti a distanza 1 m dalla sorgente abbiamo detto che è 0,80 watt al metro quadrato. Allora, utilizzando questa seconda formula, vuol dire che attraverso la superficie del microfono di 1 m² S', passano 0,80 watt, cioè 0,80 joule di energia al secondo, che è π'. Quindi passano 0,80 joule al secondo di energia al secondo attraverso questa superficie da 1 m². Più realisticamente, prendendo un microfono di area 1 cm² anziché 1 m², quindi 10.000 volte più piccola, ci passerà una quantità di energia al secondo che è 10.000 volte più piccola, cioè non più 0,80 watt, ma 0,80 per 10 alla meno 4 joule al secondo, cioè 80 millijoule al secondo. Dunque, 80 millijoule al secondo sarebbe π', attraversano la membrana del microfono di area 1 cm², sarebbe S'.